un attimo. Quanti di voi hanno un cellulare? Ok, questa non mi è piaciuta. Quanti di voi sul cellulare questa mattina hanno visto Facebook? No, sul cellulare. Bene, andiamo. Ok. Un fattore importante è il 2.0, Universal Identity. Avremo tanti Paolo Rossi, ma in realtà questo è il 2.0, una Universal Identity. Abbiamo un'email unica, un cellulare unico. Questo è un fattore molto importante. Nell'ubiquità delle nuove tecnologie, io sono qui, Salim 200, però in questo momento io sto contemporaneamente su Twitter, sto parlando, qualcuno sta seguendo il mio blog, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo un concetto che è molto importante, rifatto al collega agente di viaggio, che ti può servire, seguace o non seguace, eccetera, eccetera. Poi dopo arriveremo anche a parlare di questo. TXT Generation, dobbiamo imparare a scrivere in 140 battute, in 160 battute, si twitta e si mandano gli SMS, quindi noi dobbiamo comunicare in questa maniera. Lasciatemi fare un po' di pubblicità, me la prendo anch'io, siccome queste slide le ho fatte questa mattina. AVI, mettere AVI? Allora, Italia, AVI ha Information Technology. L'Italia avrebbe bisogno di un energy drink perché purtroppo siamo molto down in questa situazione, vero? Quindi voglio dire, a me è piaciuto perché Italia è AVI IT, noi invece abbiamo Zavorra IT, proprio l'IT in questo paese non c'è. The online travel is simple. Allora, io questa mattina mi sono fatto questa cosa, Turismugo. Turismugo non esiste. Qualcuno lo può registrare perché in realtà ho visto che non c'è il dominio, per cui se volete fate turismugo.it, eccetera, eccetera. La prima cosa che fa un cliente intanto è Google, non vado a scrivere vacanze, nemmeno abito, vado a scrivere Maldive last minute da Milano, vado a scrivere Armani giacca outlet e ho delle informazioni. In più che cosa ha fatto il cliente, cosa fa il cliente oggi? Mi ha calato una vocale sul verbo comprare. No, oggi non compra, compara. È scesa questa vocale, compara. Io sono andato su Hotels Combined. 418 risultati a partire da 29 euro per dormire qui. L'ho fatta ieri questa ricerca. 418 risultati. Thanks Google helps my business. Cioè, Google non mi serve solamente, visto che io sono attore, prosumer, assumer, tutto quello che volete, però in realtà faccio anche business. Google vi dà delle piattaforme gratuite, tutti quanti le possiamo usare, giusto i 40 euro, eccetera, eccetera. Ma oggi possiamo essere Expedia con 3.000 euro all'anno. Tutto gratis, questo è il mio profilo su Google, questo è tutto quello che io uso di Google Application. Easy, tutti quanti voi potete averlo, un Google Profile. L'italiano, com'è l'italiano turista? Ai ai ai. Chi mi conosce sa che io sono un agente di viaggio dal 95 e IATA dal 97, poi faccio anche docenza, eccetera, eccetera. Ringrazio il mio presidente Giuseppe, perché sono iscritto all'Associazione Italiana Professionisti e Manager del Turismo. Giuseppe perché lui dice il nostro paese, per cui non è IOSA, chiamiamolo pure Giuseppe, magari è anche contento. Qui vedete che gli italiani, un survey recentissimo, hanno delle difficoltà. Sapete che c'è il bonus vacanze, però guardatevi sotto. Questi sono SMS, un SMS che è arrivato a me nel 2008, ve lo leggo perché magari lo legge. Spot, vacanze spensierate con Duttilio di Agos, il prestito flessibile fino a 30.000 euro in piccole rate mensili. Unicredit, vacanze, prestito vacanze e non ti stancherai mai di essere in vacanza. Ma i tedeschi se non hanno soldi in vacanza non ci vanno. È vero che fare le valigie scaccia il fatto di essere poveri e scaccia psicologicamente il fatto di avere la crisi, però questo è. From how much for a flight to New York or where should I go next? Does consumer needs professionals? Cioè, i consumatori hanno bisogno di un agente di viaggio. Allora, guardate queste cose: EasyJet, Smartbox, Carrefour. Ma la cosa più divertente, io non so, sulla mano, sulla mano, giù la mano, che siete vedere. Voi conoscete Pasta del Capitano? Sì. Bene, sapete che c'è un sito internet Ciccarelli Travel? Sulla mano, sulla mano? Lo sa? Lui lo sa, lui lo sa, uno lo sa. Ok, Ciccarelli Travel, dal Pasta del Capitano, viaggi. Ok, allora. Questo è il nostro problema. Millennio passato, necrologio di fax alla vetrina. Guarda qua, dove vado? Ah, Mamet, qui che morta? Qua? Oggi abbiamo invece chi arriva e chi mette i fax online. Va benissimo, però sono sempre fax. Ma sono passati 15 anni.
E che faccio? Mi scarico un fax online? No. Questo per venire incontro a te, tu sei the Spartans, guarda qui, 300. Ho fatto una cosa, ho tolto lo 0, ho messo 3.0. Però in realtà il concetto è questo, abbiamo i web giants contro il poverino agente di viaggio che ho messo lì sotto, ci sono le poltrone, magari potete vederlo anche sui monitor. Però abbiamo questa cosa qui, abbiamo TUI e Expedia, è una cosa incredibile. Well done TUI, good Expedia. In Italia, TUI e Expedia, hub. Cioè tutti sono in rosso, ma TUI e Expedia stanno andando benissimo, grazie anche agli agenti di viaggio. Perché sia Expedia che TUI lavorano con agenti di viaggio, però abbiamo dei piccoli, piccoli nei. Cioè, un turista va sul sito di TUI e trova un prezzo che è minore rispetto a quello che un agente di viaggio trova su Easy Market che è prodotto da TUI. E come la mettiamo? It's not only Facebook, it's the net. Abbiamo qui, ho scelto proprio TUI, su YouTube, abbiamo su Friendfeed Zurigo Turismo e abbiamo la Lonely Planet su Twitter che vi parla in 160 caratteri. And the net communicate. Sulle mani, chi ha TripAdvisor? Un profilo su TripAdvisor? Siete tutti turisti? Siete anche imprenditori? Ah, fruity. TripAdvisor, TripIt, TravelPod, eccetera, eccetera. Però c'è anche la creatività. Guardate qui, YouTube. Che forte. È divertente questo. In questo video, questo ragazzino usciva, prendeva il commento di una persona e se la leggeva. Ovviamente c'è un trucco, però mi sembra molto interessante. Il web marketing, io ricevo quotidianamente email da Lufthansa, dall'albergo Resident, da Voyage.com, 70% off, cioè Nizza 70% di sconto. Tweeting, abbiamo la KLM, abbiamo l'ente del turismo olandese, la fiera, Eden Viaggi, oggi possiamo seguire e possiamo anche noi, anche con l'agenzia di viaggi, andare non solo su Facebook, andare su Twitter. Perché abbiamo questi che parlano per noi. Il social network è questo. Ovviamente qui ci sono anche social network americani, sono social network inglesi, magari li conosciamo poco, però sono tutti lì, parlano per noi, fanno per noi promozione, fanno per noi comunicazione. Perché quando abbiamo sentito poc'anzi comunicazione, in realtà in filigrana io leggo conversazione. Io ho una relazione che può essere amichevole, parentale, d'amore, eccetera, eccetera, però conversion, firm to profile, azienda to profile, io sono beat in questo momento, non beat Rolling Stones, sono beat, neanche beat a Fiera Internazionale del Turismo, sono beat informatico. Però quello che contestava come criticità è questo, che forse poi dopo ci vuole un po' di professionismo per seguire questa conversazione, perché parliamo di strategy, parliamo comunque di strategia, dobbiamo capire che cosa dobbiamo fare oggi per conversare, ma soprattutto mantenere una relazione che è importante. Chi di voi conosce questa persona? Sulle mani? Sulle mani? Sulle mani? Uno solo, no? Ok, chi è? Tiger, Tiger. Cosa pensiamo? Cosa ci viene in mente? Gol. Anche se... Ah, no, advertising era un testimonio. Quando abbiamo parlato di pubblicità, di sono qui, un testimonio. Cosa ci viene in mente? Advertising. Cosa ci viene in mente? Questo non è male. Cosa ci viene in mente? Allora, perché non lo chiediamo a 1.300.000 persone che sono fans di Tiger Woods su Facebook? Mi dispiace per i tuoi 250. Cioè, 1.350.000. Io quando faccio docenza, certe volte mi diverto, al di là della SWOT analysis, di tutto quello che abbiamo studiato, eccetera, eccetera, però poi dopo i valori sono questi. Ma The Doctor, Valentino Rossi, non sta meno male. 1.700.000 i suoi fan. Se domani Valentino dice Alice, vi ricordate il passaggio? Perché noi siamo passati da Ferrari, Mercedes, Mercedes con Schumacher, Ferrari, Mercedes, Mercedes, perché adesso abbiamo una bella Mercedes rossa lui lì che così ci fa anche l'occhiolino. Però insomma, quando lui parla sono 1.700.000 persone. Ma what do we think if we see this man?